Adesso sentiamo Paul, che è il più grande esperto di società civile, credo che ci sia in Italia. Sì, sì, vai. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi. Da questa settimana si apre la prospettiva di una lunga lotta difensiva per salvaguardare la democrazia italiana. In questo conflitto salgono alla ribalta vari attori appartenenti a varie sfere diverse con opinioni assai diverse. C'è chi vuole stabilire un nuovo assetto istituzionale che cambi radicalmente la divisione dei poteri nella nostra Repubblica. Fin dai tempi di Craxi e di Berlusconi è stato possibile identificare questa volontà eversiva, non c'è altra parola. Forse maggioritario nel Parlamento, nel Paese, non lo so. E sembra vincere definitivamente con il trionfo di Berlusconi alle elezioni nazionali nel 2008 con ampio margine di voti in entrambe le Camere. 2008. Sembrava l'era di Berlusconi avesse cominciato. D'altra parte, troviamo diversi soggetti dentro e fuori lo Stato, la magistratura in primo luogo, anche se non tutta la magistratura, che in qualche modo, e questo è cruciale per tutti noi, sono riusciti a combattere, impedire, rallentare, rinviare questo esito. In questa prima fase, questa che è dopo il 2008, la società civile ha dato dei contributi notevoli che non ho tempo questa mattina di listare. La dimensione pubblica della società. Che ruolo può giocare la società civile all'interno di questo processo imminente? Una delle sfide più importanti, forse questo che apre ora, forse la più importante nella storia della Repubblica, perché stiamo parlando di sopravvivenza democratica. Cos'è la società civile? Allora, ho chiesto questo al pubblico, qualcuno, mentre entrava al cinema questa mattina. Ho ricevuto delle risposte diverse, come bisogna aspettare. Uno, la società civile sono le ONG, organizzazioni non governative, che salvano uno scalcinato battello in mezzo al Mediterraneo, colmo di immigrati provenienti dall'Africa. Quel crew, quella sono società civile. Società civile è una grande manifestazione a Roma, capeggiata per il giorno, per il pomeriggio, dalla formidabile ragazza svedese Greta Thunberg, e nessuno osa dire che quella è tutta una cosa costruita o che c'erano i poteri forti dietro. Queste spiegazioni, fra virgolette, sono semplicemente inaccettabili e not true. Greta Thunberg che accusa i politici radunati al Senato romano di averla ascoltato e applaudito per poi non fare assolutamente nulla, neanche una cosa in un ramo del Parlamento o dell'altro. E chiedo ancora cos'è la società civile e la risposta viene da quelli che hanno voce in materia, e anche libertà e giustizia, una piccola ma altamente qualificata associazione che ha sempre difeso la Costituzione e che ha lavorato nelle scuole per diffondere la conoscenza della Carta Costituzionale. Questa mattina abbiamo sentito una meravigliosa lezione di come si prende a livello didattico di altissimo livello
come si prende una cosa che è complicata e poi oso dire anche noioso, e lo fa affascinante, e lo fa, si prende due parole e si fa un discorso. Io, sembra strano, ma io non avevo mai sentito la Calasare, e devo dire che era molto, molto bello questa mattina. Allora, ci siamo noi di Libertà e Giustizia che abbiamo organizzato questo secondo giugno speciale, e vi prego di sostenerci diventando soci. Per sopravvivere siamo totalmente dipendenti dai contributi dei soci e da occasioni come questa. Vorrei molto sottolineare questo. Cioè, la società civile è fatta di cittadini volenterosi. Non hanno soldi, noi non abbiamo nessun soldo. Ce l'avevamo dei soldi, ma sono andati via per strada, diciamo. E adesso andiamo avanti proprio dai contributi. La società civile è fatta di organizzazioni volontarie. Nessuno costringe una persona di alzarsi domenica di sole e corre all'Odeon per organizzare, per aiutare, per fare delle cose più banali ma più importanti. Allora, ci sono i moduli fuori, quando potete, se volete, diventate soci, perché questo ci dà la possibilità di intervenire più spesso. La società civile, o nel detto dei loro i suoi oppositori, la cosiddetta società civile. Quante volte io ho sentito questo da Corriere, sentito, letto da Corriere della Sera. La cosiddetta società civile, come dire, non è una vera cosa, non è una cosa rispettata, è una cosa inventata da quelli con cui non siamo d'accordo. Non è così detto. La società civile ha un'enorme letteratura di discussione sulla definizione, sulla storia e tutto il resto, a livello europeo, a livello mondiale. Che è così detta società civile? Ci sono pochi termini più utilizzati e discussi rispetto a società civile. E io devo chiarire, non pensando che scappo bene con qualche allusione un po' di sufficienza. Ci sono varie trappole nella definizione da evitare, tra cui la più ovvia sta nel fatto che si può fare del termine un uso così ampio da renderlo insignificante o così limitato da includervi solo il politicamente corretto. Solo quelli narrow band, quella banda, possono essere considerati il politicamente corretto. Io qui questa mattina faccio riferimento a una definizione costruita su tre livelli, e questa è la base della definizione che vi propongo. Il primo è la visione della società civile come spazio analitico. Uno spazio analitico, e dopo spiego subito. Il secondo come pratica associativa, e spiegherò anche questo. E il terzo, il più controverso, come una serie di linee guida normative. Spazio analitico, pratica associativa, linea guida normative. Adesso cerco di dare corpus a questo. Come spazio analitico, la società civile costituisce una vasta area intermedia, separata dalla sfera domestica, cioè la famiglia, non solo la famiglia, soprattutto la famiglia, da quella economica, mercati, sistema economico, e dallo Stato.
La società civile si collega alla famiglia, ai mercati, ai governi, ma rimane un'entità distinta. Bisogna dire, a questo primo livello di analisi sembra difficile distinguere la società civile da quella che è comunemente chiamata società, almeno in inglese society. Come si distingue società civile da società, parlando solo di spazio analitico? Non viene fuori nessuna definizione sofisticata. Ma il secondo livello della definizione specifica immediatamente che la società civile non è la società genericamente intesa, ma una pratica associativa caratterizzata da una grande varietà di gruppi, di volontariato, organizzazioni, circoli, reti di solidarietà e via discorrendo. Allora, spazio analitico, modo di agire, come stiamo facendo questa mattina, e poi l'apparatus normativo su cui si fonda. Questa società, questa associazione, ha quel fondo e arriveremo. Il terzo livello, quello normativo, è quello più controverso, ma serve necessariamente per diffondere, ci porta vicino all'uso più comune e diffuso che si fa di questa parola nella politica italiana di oggi. Il termine società civile ha sempre avuto una forte connotazione normativa, ma è cambiato di volta in volta nel tempo la sua natura. Un grande storico, Jürgen Kocka, ha suggerito in modo convincente che l'origine moderna del tempo, del termine, sia da collocarsi all'interno della grande storia dell'illuminismo europeo, ma che il suo senso originario e il progetto illuminista abbia subito degli slittamenti, dei cambiamenti nel corso del tempo. È un concetto illuminista soprattutto nei vari paesi dell'illuminismo, fra cui lo scozzese è quello più rinomato in quel momento, è anche una cosa che cambia il contenuto rimanendo sempre fedele alle sue origini illuministe. Se vogliamo progressista, ma è un po' più vago, illuminista porta a una più bella discussione. Vorrei suggerire che la società civile italiana di oggi, cioè nostro, nutre la seguente ambizione riguardo la condizione generale della democrazia moderna. E vi faccio una lista che è impossibile copiare tutto, però si trova anche nel mio piccolo libro La democrazia che non c'è. Allora, le seguenti ambizioni: difendere e applicare gli articoli della Costituzione del 1948, incoraggiare la diffusione del potere rispetto alla sua concentrazione, considerare il cambiamento climatico come un'emergenza globale, usare mezzi pacifici invece della violenza, lavorare per l'uguaglianza sociale e di genere, lavorare per la solidarietà, prediligere forme di solidarietà orizzontale rispetto alla legislazione verticale, promuovere la tolleranza e l'inclusione, stimolare il dibattito e incoraggiare un uso diverso delle passioni nell'azione politica.
Quest'ultimo può sembrare molto strano, ma lo spiegherò. Questa è certamente una lunga lista. E qualcuno fra il pubblico potrebbe pensare che sia anche troppo specifica. In ogni caso, se si rimuovono troppo delle specifiche normative della moderna definizione di società civile, c'è il rischio di finire in un analitico e politico vicolo cieco. Se per esempio ogni tipo di associazione, indipendentemente dal suo intento, criminale o altro, viene considerato come facente parte della società, allora il termine stesso si svuota subito di ogni significato. La mafia fa sicuramente parte della società, ma può sensatamente essere considerato parte della società civile? Società sì, ma società civile? La più importante organizzazione antimafia italiana, Libera, guidata da Don Luigi Ciotti, si definisce specificamente come un'organizzazione della società civile e considera la mafia come la sua antitesi criminale. Società mafiosa e società civile, visto l'andamento della storia recente italiana, società mafiosa e società civile costituiscono una coppia antitetica che vale la pena tenere sempre in considerazione. Come cresce, storicamente parlando, la società civile italiana? È corretto affermare che dagli anni 60 in poi la sfera politica abbia dominato pesantemente la storia della società italiana. Questo è una delle più grandi anomalie italiane. La politica mette il suo naso senza nessun permesso, costantemente dentro la società e cerca di controllarlo e modificarlo e indirizzarlo. L'associazionismo era presente e spesso ha svolto una funzione educativa, ma le attività parrocchiali, come quelle della Casa del Popolo, non godevano dell'autonomia così essenziale alla società civile. Sto parlando degli anni 60, delle due subculture, comunista e democristiana. E è una cosa che ha dato nell'educazione delle persone, queste due subculture, tantissime cose, però non ha dato un'idea di autonomia e di indipendenza. Ma ci sono stati anche dei elementi fortemente positivi. In Italia la longevità democratica della Repubblica, spesso questo fatto viene semplicemente ignorato. E si fa delle comparazioni dalla Weimar, la Repubblica di Weimar e la Repubblica italiana, dimenticando che la Repubblica di Weimar ha durato 15 anni e la nostra Repubblica 70. In 70 anni o quasi, tanto cambia. E in Italia anche è cambiato. Lo Stato non fa più. Per il meglio. O vuole far fare in una maniera indecente, cioè la Repubblica, questa lunga Repubblica, questa Repubblica che sopravvive, che survive, che io ho chiamato una survival republic, malgrado tutto, eccoci qua. La Repubblica ha garantito le condizioni strutturali per il fiorire della società civile, la libertà di opinione, la libertà di stampa, di cui sentiremo delle notizie drammatiche questo pomeriggio, il diritto di associazione,
L'Italia è un paese in cui il funzionamento delle istituzioni lascia molto a desiderare, ma è anche un paese sotto il profilo storico molto, molto libero, perfino iperdemocratico, ricco di iniziative e discussione. Forse solo un non italiano o un semi-italiano, come sono io, potrebbe osare di dire questo, perché va talmente contro il così, cioè l'idea che hanno gli italiani di loro stessi. Ma questo è delle loro istituzioni, tanto è vero, ma è anche un paese iperdemocratico. In secondo luogo, questo è stato utilizzato spesso, la società civile italiana è come un fiume carsico. Non si distingue per il suo alto numero di associazioni, ma per la sua capacità di irrompere improvvisamente sulla scena nazionale con grandissima forza e altissimi numeri. L'enorme manifestazione della CGIL del marzo 2002 al Circo Massimo contro l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quel movimento è un esempio eclatante. Eclatante è anche la fine, dove ancora una volta il potere politico, in questo caso il Partito Democratico e D'Alema, subito chiudono le possibilità invitando Cofferati a diventare sindaco di Bologna. Non dimentichiamo quel scambio. Insomma. Per contrasto, l'organizzazione territoriale della società civile italiana è più squilibrato rispetto agli altri paesi europei, con una grande concentrazione dell'associazionismo civico nel centro e nel nord del paese. Fu in queste regioni, nella seconda metà dell'Ottocento, che nacque, cioè nel centro-nord, la rete delle associazioni di mutuo soccorso, una rete che fece molto fatica a estendersi al mezzogiorno. Ci sono stati momenti nella storia del Sud in cui questo quadro si è modificato, soprattutto negli ultimi decenni del Novecento. Ma oggi la situazione è di nuovo molto incerta, con la mafia che in continuazione ha conquistato nuovo terreno e la forza lavoro degli immigrati che vive in una condizione di schiavitù, come sentiremo questo pomeriggio dal racconto della CGIL. Io ho una studentessa brava che ha appena pubblicato un libro, è qui questo oggi, si chiama Giulia Malavasi, e ha appena pubblicato un libro su Manfredonia, cioè sul paese che ha avuto la grande fabbrica petrochimica e dove ci sono stati anche degli incidenti molto gravi di avvelenamento dei lavoratori, della diffusione grossa dell'arsenico. C'era lì, alla fine degli anni Ottanta, uno straordinario Manfredonia in Puglia, in Foggia, provincia di Foggia, uno straordinario movimento delle donne di quella città, che hanno... Scusate. Non è nulla di grave. Non è nulla di grave. Qualche volta arriva qualche via. E si vede che Giulia Malavasi e la sua storia mi hanno un po' colpito, ma perdonami e vado avanti. Queste donne avevano fatto un'associazione delle donne della città, è un movimento cittadino, hanno sopravvissuto con le tende della piazza principale del paese, una resistenza di oltre 2 anni. E nella presentazione del libro io ho chiesto a Giulia, ma oggi
dov'è la mafia, dov'è la società civile? E lei ha risposto, la cittadina di Manfredonia è stato commissionato per attività mafiose. Allora non possiamo dire neanche l'inglese più ottimista del mondo che stiamo andando avanti con grande semplicità. È una lotta terribile e fluttuante e qualche e più di una volta si perde. Ho ancora solo due pagine e poi... Per larga parte della sua storia si è trovata davanti una società civile debole e inefficace, con pochi elementi di partecipazione e di democraticità, specialmente nel sud e nelle isole. Però ci sono stati due sviluppi rapidi negli ultimi 30 anni. Uno molto positivo per noi e uno molto negativo. Il primo è stato quella crescita ininterrotta di un ceto medio istruito e relativamente prosperoso. Questo è una cosa importantissima per tutta l'Europa, ma in Italia, se guardiamo le statistiche europee, c'è una accelerazione notevole negli anni 70, 80, 90. Io ho chiamato una parte di questo la società civile basata su un ceto di ceti medi riflessivi, nel senso di loro che riflettono sulla loro posizione nella società, nelle loro attività anche di consumo e tutto il resto, e si propongono a livello sociale come un'alternativa. E questo è un elemento della popolazione europea che troviamo con grande gioia e drammaticità, meno in Italia, ma moltissimo in questo momento in Inghilterra, dove un grande movimento verde ha bloccato per 4 giorni tutti i ponti di Londra e la polizia ha scelto di non intervenire. Questa storia dell'Extinction Rebellion è una delle storie più belle che vi raccomando nella storia della società civile a livello europeo. Per contrasto, il secondo, comunemente a molte altre democrazie occidentali, è l'emergere di figure nella sfera pubblica profondamente ostile alla democrazia liberale e pronte a mettere le mani su di essa fino a stravolgerla. In questo processo Silvio Berlusconi, bisogna riconoscerlo, adesso gli storici hanno qualche anno di distanza da quegli avvenimenti per poter giudicare. E in questo processo Silvio Berlusconi è stato all'avanguardia mondiale, cioè se possiamo avere tutte le opinioni che vogliamo di questa figura, ma si può riconoscere il suo significato storico? Io penso proprio di sì. Anche se per fortuna, all'avanguardia mondiale sì, ma anche se per fortuna i suoi lunghi anni di governo sono stati spesso inefficaci. E meno male. Sarebbe tutta un'altra storia perché era così... così inefficace. Quella sarebbe un'altra lezione, un altro dibattito. In seguito, rimanendo sempre in Italia, si è affermato la figura del narciso e arrogante Matteo Renzi, populista di sinistra. E per ultimo è arrivato il sinistro capitano Salvini, che in pochi mesi è riuscito a fare appello ad alcune delle peggiori caratteristiche degli italiani
e a minacciare in modo gravissimo i miti fondanti della Repubblica, della Resistenza, della Costituzione. E peggio di tutto, a farsi largo anche nel mondo cattolico, come un elefante in una cristalleria. Per la Democrazia Cristiana la politica era un processo lento, contraddistinto da compromessi, e l'aggiramento era il tratto distintivo di suo agire. Per usare le categorie gramsciane, la Democrazia Cristiana combatteva una guerra di posizione, di piccoli avanzamenti, mentre al contrario Matteo Salvini sceglie una guerra di movimento, grande, slancio in avanti, almeno per il momento. E possiamo immaginarci Giulio Andreotti seduto su una poltrona scomoda nel regno di Belzebub, che scuote la testa e borbotta tra sé: non è questo il modo di comportarsi, amico mio. Vedremo chi ha ragione. La reazione a questi malfatti e malfattori così pericolosi per la nostra Costituzione, Berlusconi, Renzi, Salvini, in misura diversa, in modo diverso, ma una comunanza io vorrei stabilire. La reazione ha preso forme diverse, ma in condizioni simili. Se nel 2002 la reazione della società civile a Berlusconi fu massiccia, la reazione a Renzi, il populista di sinistra, è stato molto più complesso e parziale. Queste nuove figure e gli avvenimenti recenti stanno provocando una nuova mobilitazione, quella di una classe media stavolta impoverita, i cui figli entrano nelle associazioni e poi partecipano alla manifestazione di piazza. E all'orizzonte, vorrei menzionarlo, vediamo avvicinarsi una società civile verde e dei ceti medi. E questo, vi chiedo, una società civile matura? Non direi, siamo molto lontani. Accanto agli elementi positivi di questo nuovo fenomeno, vorrei per finire provare ad analizzare alcune sue principali debolezze e le difficoltà che sta incontrando questa nuova società civile di resistenza. È una lista strana e sconvolgente, le sue principali debolezze e le difficoltà che sta incontrando: passività e individualismo, differenza generazionale, triste e frustrante rapporto con i partiti di centrosinistra. E io credo che il più grande contributo che possiamo dare in questo momento sia una critica ragionata alla società civile e alla debolezza del suo tessuto di relazione. Il problema di cuore è questo: che la società civile italiana, e non solo, si basa su una rete di rapporti spesso informale, da una parte molto affascinanti, ma dall'altra molto meno. Prima di tutto si deve sottolineare che la società civile, questo è cruciale, tende a una microconflittualità ripetitiva e permanente. Le associazioni della società civile che dovrebbero amarsi, odiarsi, finiscono per odiarsi. Le persone dentro, invece di avere i loro compagni dentro l'associazione, litigano più con loro che con qualsiasi altra persona. Se noi andiamo in giro, sia per Firenze, sia per l'Italia, e sia per l'Europa, troviamo una conflittualità e una paralisi di movimento pazzesco. Se io chiedo a una persona:
Paolo Pattuelli da Ravenna, qualsiasi persona che è stata lì dentro, loro si metteranno, anche con le lacrime negli occhi, a raccontare la rovina, il disfatto di movimento dopo movimento. Allora cosa facciamo a dire, ma era tutto colpa di Ginsburg? Va bene, o era tutto colpa di, che ne so. Si può anche fare, ma è molto facile. C'è un problema di analisi, di azione, di cuore, che noi dobbiamo affrontare, che Sergio Labate e io abbiamo provato di catalogare, di analizzare in un piccolo libro le passioni e la politica, e noi siamo sicuri che uno dei problemi, uno degli elementi chiave di questo problema sta proprio nelle passioni. Non è una questione sfortunatamente semplice in cui si sceglie una passione buona e una cattiva, o una raccomandata da Spinoza e una no. O non si può andare in un giardino dove, come una persona che vuole rattrappare le farfalle, e sceglie, toc, ecco, o il narcisismo, di fare e sceglie un'altra. Non è così. Le passioni possono essere quelli che noi consideriamo negativamente o positivamente, ma è molto difficile identificarli e capire che anche cambiano, sono cangiali, e dunque però sono utilizzati nella società civile e nella politica attuale italiana, soprattutto in modo negativo. Vi prego, e chiudo, in modo accorato, di tornare alle associazioni della società civile e di dire: non possiamo continuare così. Dobbiamo trovare le basi attraverso le passioni raccomandabili, una via di stare insieme, perché facciamo il più grande dono possibile litigando in un momento di minaccia a morte per la democrazia e per l'Europa. Buon lavoro, grazie. Paul, grazie.